E ora ci spostiamo in Cina, dove il problema dell'alcolismo sta diventando davvero molto serio. Pensate che di recente su internet sono stati denunciati anche ufficiali governativi, proprio vittime della bottiglia. E proprio in questi giorni ben 15.000 persone sono state arrestate per guida in stato di ebbrezza. Ce ne parla Laura D'Averio da Pechino. Allevare piccioni è un hobby comune a Pechino. Wang Yongjiang dovrebbe però essere al lavoro, ma ormai è quasi sempre a casa. A 50 anni soffre di una grave forma di epatite dovuta all'alcol. Ho cominciato a bere a 16 anni, a quei tempi mi avevano mandato in campagna a lavorare. Era dura e così a fine giornata bevevo per sentirmi meglio. In Cina almeno 3 persone su 100 sono alcolizzate. Bere è un'abitudine collettiva. Quando si brinda si dice ganbei, ovvero prosciugare il bicchiere, di fatto forzando una gran quantità di alcol in un solo sorso. Non fa differenza in orario di lavoro. L'alcol e il lavoro sono legati. Se voglio fare del business con te dobbiamo mangiare e bere insieme mentre si discute di lavoro. Se la bevuta va bene riesco a concludere l'affare, se no magari non se ne fa nulla. Non ci sono campagne preventive, ma i media ne stanno denunciando le conseguenze e su internet sono esplosi casi che coinvolgono funzionari governativi, una delle categorie che abusa più di alcol. Questo è un video che ha lanciato uno scandalo nazionale. Qui Lin Jiaxiang, ufficiale del Ministero dei Trasporti, ubriaco, porta una bambina al bagno degli uomini. Lei scappa e torna dai genitori. Quando il padre lo confronta, Lin Jiaxiang sbandiera la sua posizione di funzionario. L'incidente ha provocato una campagna di linciaggio su internet e il suo licenziamento da Pechino. Le conseguenze di abuso di alcol stanno attirando una crescente attenzione. Quando poi sono coinvolti ufficiali, la condanna è ben più forte. Il conto a tavola è saldato con i fondi pubblici.